Andrea Biancani esulta, il nuovo sindaco di Pesaro col 60% di preferenze. Matteo Ricci approda a Bruxelles, trionfo alle elezioni europee. Fano torna a destra, il leghista Ser Filippi è il nuovo sindaco. A Urbino non finisce il duello Gambini-Scaramucci, sarà ballottaggio. Ucchielli trissa Vallefoglia, ribaltoni a Pergola e Montelabate. Martedì 11 giugno, una buona serata a voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, torna il nostro canonico spazio informativo, ieri sostituito dalle 6 ore di maratona elettorale che siete stati tantissimi a seguire, in cui abbiamo cercato di aggiornarvi live passo dopo passo su tutti quelli che sono stati gli andamenti dello spoglio elettorale nella nostra provincia per quello che è riguardato amministrative e europee. Inevitabilmente il telegiornale di oggi, martedì 11 giugno, viene concentrato sulle tante riflessioni emerse da questa tornata elettorale. Lo facciamo cominciando dal risultato elettorale di Pesaro con la netta affermazione di Andrea Biancani, eletto nuovo sindaco della città. Trentamilaventi pesaresi hanno votato Andrea Biancani. Dopo 10 anni di Matteo Ricci, è lui il nuovo sindaco di Pesaro in una continuità di centrosinistra confermata col 60,6% di preferenze. Nell'election day la vittoria non è mai stata in discussione. I primissimi scrutini del pomeriggio avevano suggerito un solco di preferenze tale da spingere già alle 18 Biancani a presentarsi in municipio abbracciato dalla moglie Marzia e dagli applausi di un'amministrazione che accoglie il suo nuovo sindaco accompagnato da Matteo Ricci che dopo 10 anni lascia il palazzo in direzione Bruxelles. Biancani accolto anche dalle congratulazioni di Marco Lanzi, sfidante di centrodestra, che si ferma a 17.400 voti e al 35,19%. Terza Pia Perricci per la lista Vieni Oltre col 2,65%, chiude Fabrizio Oliva con i suoi spazi liberi e l'1,56% di preferenze. Distacchi robusti che Biancani commenta così. Sentivo comunque che stavamo andando bene. Che comunque le persone erano contente di questa candidatura, siamo riusciti a tenere insieme sette liste, i candidati molti erano veramente motivati e quindi il risultato, mi aspettavo comunque un buon risultato. Ho anche detto che sin da subito cercheremo comunque di lavorare tutti insieme, coinvolgendo anche l'opposizione, perché il mio carattere comunque non è un carattere conflittuale, ovviamente se poi l'opposizione vorrà cogliere questa opportunità la accoglierà, se non la vuole accogliere ovviamente non posso farci nulla, però cercheremo nell'interesse di tutti i cittadini di occuparsi delle cose principali insieme. Abbiamo cantieri importanti come quello del nuovo ospedale, le opere di autostrade che devono essere completate, tutti i lavori del porto che devono ancora iniziare, i 150 milioni di euro di competenza comunale che devono partire. L'anatomia della vittoria nelle sette liste a sostegno di Biancani vede la conferma del PD come partito più votato della città con 13.217 voti e il 27,2% di preferenze. A seguire la lista Biancani sindaco col 15,4, Una città in comune di Enzo Belloni col 5,18, Forza Pesaro con Mila Della Dora col 3,69, Alleanza Verdi Sinistra al 3,63, Movimento 5 Stelle al 3,41 e Il Faro a 2,59. Con questa squadra Biancani ha affrontato la campagna elettorale, da questi voti sceglierà la sua squadra amministrativa. Io sono un amministratore che è sempre stato al di là della campagna elettorale in mezzo alla gente, andando a ascoltare, prendendo appuntamenti, cercando di risolvere quelle che erano le tematiche sia che erano di mia competenza, ma spesso anche quelle non di mia competenza. Ho cercato di sempre di mettere a disposizione le mie capacità, le mie competenze, ma la concretezza per riuscire appunto a risolvere le questioni.
Adesso in questi due mesi abbiamo raccontato quella che era la visione di città, cioè una città sempre più bella, una città sicura, una città inclusiva, una città che deve avere la forza di migliorare ulteriormente, la capacità di poter spendere tutte le risorse che abbiamo. Tra le priorità ho detto che mi occuperò sia dei quartieri sia della manutenzione della città, ma dall'altra parte dobbiamo essere bravi anche a far sì che non dobbiamo lasciare indietro nessuno, i bisogni delle persone sono aumentati per quello che potremo, ovviamente anche insieme allo Stato, insieme alla Regione, ma anche come Comune stesso cercheremo di stare vicino a tutti. Ho sempre ritenuto importante investire su alloggi popolari, sono decine di alloggi popolari che andremo a completare nel corso dei prossimi anni e anche questo penso che sia un valore aggiunto. L'ambiente è un tema centrale di cui dobbiamo occuparci, ma soprattutto cercheremo di fare squadra con tutto il territorio, perché il tema dell'acqua e il tema dei rifiuti sono tematiche che dovremmo affrontare in collaborazione con tutti gli altri enti. Vince Biancani e dunque non arriva alla svolta auspicata dal suo principale sfidante Marco Lanzi. Lanzi che ha commentato così il risultato a caldo della giornata di ieri pomeriggio. Bisogna prendere atto della volontà dei cittadini. Siamo in democrazia, è giusto così. I cittadini forse, ripeto, è una cosa che va molto in contraddizione con quello che ho sentito girando tutti i quartieri, l'ho girati tutti. Lamentele da parte di tanti cittadini proprio che dicevano per fortuna Lanzi lei ha deciso di impegnarsi in politica, con lei siamo sicuri che la voteremo perché veramente anche noi speriamo che ci sia una svolta, non una rivoluzione, una svolta, un modo di cambiare, perché quando io ho sempre parlato di competenza, trasparenza, lealtà, insomma questi sono valori fondamentali e tanti cittadini parlandone insomma hanno detto sì, me ne hanno dato atto, quindi va un po' in contraddizione, un esempio emblematico. Incredibile, quello lì sono rimasto sorpreso che tante persone hanno votato per il centro-sinistra a Soria, quando sappiamo benissimo tutta la storia che c'è dietro Soria, delle 1000 firme raccolte proprio per alcune decisioni prese dal centro-sinistra sul loro quartiere. Va bene, però ripeto, la volontà dei cittadini va rispettata assolutamente. Ed ora per Andrea Biancani inizierà il lavoro di creazione della sua squadra, della sua nuova giunta, alla luce dei voti emersi ieri che hanno dato il massimo delle preferenze dei tre assessori uscenti di Matteo Ricci. I risultati delle urne parlano chiaro, fiducia alla centrosinistra ma soprattutto agli assessori uscenti che si ritrovano tutti tra i primi posti degli eletti di ogni lista nella quale sono stati candidati. A mutare è soltanto il podio dei più votati, che vede Daniele Vimini arrivare sul gradino più alto, seguito da Riccardo Pozzi per la medaglia d'argento e da Mila Della Dora che si piazza al terzo posto nel complessivo, ma che risulta essere la donna più votata della città. Una conferma, quella data dalle urne di questa tornata elettorale, che secondo Vimini conferma il buon lavoro svolto della giunta uscente. Abbiamo affrontato questa sfida tutti assieme, consapevole della complessità di vincere bene al primo turno, soprattutto anche dare un segnale forte per confermare il lavoro importante fatto in questi anni e naturalmente portarlo avanti sotto la guida di Andrea Biancani nel migliore dei modi. Sia io che Riccardo abbiamo lavorato tanto in questi anni, lavorato tanto anche assieme a molti temi comuni, a partire dai contenitori culturali e il tema della rigenerazione urbana. E quindi siamo contenti che diciamo, i cittadini abbiano premiato in particolar modo uno slancio in questa direzione e soprattutto diciamo, una spinta a continuare per proseguire il lavoro sulla cultura, sui contenitori culturali ma anche su tutta la progettualità che incarniamo rispetto alla spinta in avanti che sa parlare Biancani a questo nuovo mandato. 5 anni non semplici, come racconta l'assessore uscente Riccardo Pozzi, che hanno visto la giunta passare dal gestire una pandemia all'affrontare un terremoto, per poi a seguire un'alluvione. Il tutto con una grande sfida da vincere, che era quella del PNRR. Parte già dallo strepitoso risultato che ha ottenuto Matteo Ricci alle europee, che ha dimostrato il buon lavoro fatto dall'amministrazione e oggi vedere questo entusiasmo, questo risultato importante è frutto di una grande squadra, di 5 anni di lavoro importante in cui si è iniziata una trasformazione importante in questa città. Sono molto emozionato perché è un risultato al di sopra di ogni aspettativa e per quanto fossimo tutti fiduciosi è bello oggi vedere tutto questo affetto e questa gioia. Quindi come dicevo
questi 5 anni sono stati complicati, no? Anche perché abbiamo vissuto periodi diversi, abbiamo affrontato il Covid, abbiamo affrontato sfide importanti, il PNRR, una grande opportunità che la città ha saputo cogliere e che oggi ci consente di avere un risultato eccellente da parte dell'amministrazione uscente. Questo è motivo di grande soddisfazione e ringraziamento a tutti quelli che hanno sostenuto questo progetto. Conferma di grande fiducia arriva anche per Mila Della Dora, terza più votata tra gli eletti e prima donna per voti ricevuti, che numeri alla mano vede riconfermata anche la fiducia degli elettori nei confronti della sua lista civica Forza Pesaro. Ma confermiamo il risultato di 5 anni fa, considerato anche la diminuzione dei votanti, confermiamo una lista che ha fatto la differenza, conferma un consigliere comunale e a livello personale io ringrazio tutti i candidati che hanno scelto di essere in lista con noi, tutti gli elettori che hanno scelto di votare Forza Pesaro. La nostra forza è stato quello di essere una squadra e lo abbiamo anche dimostrato in città. A livello personale, lo hai detto anche tu, sono al momento la donna che ha preso più voti e per me sicuramente è motivo d'orgoglio e penso che lo sarà anche per tutte le persone che hanno scelto di sostenerci. E dal nuovo sindaco di Pesaro passiamo all'ormai vecchio primo cittadino, ovvero Matteo Ricci, che però vola verso Strasburgo e Bruxelles dopo un'impresa clamorosa alle elezioni europee che l'hanno visto appunto eletto europarlamentare addirittura con la bellezza di 103.000 voti. 103.088 nell'Italia centrale, 51.916 nelle Marche, oltre 24.000 in provincia, di cui più di 11.000 soltanto a Pesaro. Questi i numeri delle schede elettorali che per le europee riportavano la scritta Matteo Ricci, consegnando così all'ormai ex sindaco di Pesaro un biglietto per un volo diretto a Bruxelles in veste di parlamentare europeo. Un marchigiano in Europa, un pesarese in Europa. Per ritornare ad un evento simile bisogna tornare indietro di almeno 2 decenni, se non 3, e spostarsi comunque sia verso Fano. Insomma, Matteo Ricci compie un'impresa, scrivendo un'importante pagina non soltanto della sua storia politica, ma anche di quella della sua città. Il risultato dell'Europea è davvero incredibile perché per un marchigiano sembrava impossibile, abbiamo detto che questa sfida somigliava alla scalata dell'Everest, poi gli ultimi giorni avevo visto la vetta, ci ho sperato, ci ho creduto, devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto nelle Marche innanzitutto perché 52.000 preferenze sono una cosa incredibile, e poi a Roma Bettini, Mancini, Morassut, sindaco Gualtieri, tutti quelli che mi hanno aiutato a Roma a ottenere il resto del risultato. Una vittoria netta, quella del centrosinistra guidato da Biancani a Pesaro nei confronti del centrodestra, per la quale il sindaco uscente Ricci si complimenta con il compagno di partito e tutta la coalizione, preparandosi al passaggio di testimone con grande fiducia e serenità. Sono molto contento per il risultato di Biancani, perché a me i vecchi dirigenti politici mi hanno insegnato che un buon dirigente si vede da come esce, non da come entra. Io volevo lasciare tutto in ordine, quindi abbiamo lasciato la capitale della cultura, tanti investimenti, un'alleanza molto larga, un'unità granitica del PD intorno a Biancani, un candidato fortissimo come Andrea. Sapevamo che era un candidato molto popolare, ha fatto una campagna veramente importante, sarà un grande sindaco e vincere al primo turno con oltre il 61% è davvero una cosa che riescono a fare pochi. Quindi è la dimostrazione che siamo una grande squadra, ognuno con le sue peculiarità. Sono convinto che Andrea sarà non solo un ottimo sindaco, ma farà ancora meglio. Meglio di così non poteva andare, nel senso che per me la cosa fondamentale era rivincere la città. Rivincerla con questo grande divario è ancora più bello. E poi abbinare a questo il fatto che un marchigiano per la prima volta va in Europa dopo 30 anni è davvero un risultato storico, possiamo parlare di un risultato storico. Un risultato, quello ottenuto nelle Marche e a Pesaro dal duo Ricci-Biancani, che secondo il sindaco uscente rappresenta la conferma della fiducia da parte dei cittadini e l'inizio della riscossa in vista delle elezioni regionali. Abbiamo faticato tanto, però la gente a Pesaro si fida di noi, perché ci vede lavorare, ci vede impegnarci per i cittadini, sa che siamo una squadra, che siamo uniti, che non facciamo mai prevalere l'ambizione personale all'obiettivo comune, sa che siamo persone oneste
e i risultati lo dimostrano, altrimenti non continueremo a vincere imperterriti con risultati sempre maggiori. Un bel segnale anche per ripartire in regione, perché l'avevamo detto che sarebbe stato un doppio avviso di sfratto ad Acquaroli, la vittoria di Biancani e la mia elezione, così è stato. Adesso godiamoci la festa, poi avremo tempo di pensare ad altro. Elezioni europee che non premiano solo Matteo Ricci, anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli viene eletto come altro marchigiano eurodeputato con più di 50.000 voti. Lo ascoltiamo in un estratto dell'intervista realizzata durante la maratona elettorale di ieri dal nostro Antonio Astuti. Stamattina abbiamo avuto i dati del successo di Fratelli d'Italia nelle Marche, 216.000 voti e 33% dei consensi. Un marchigiano su tre ha identificato in Fratelli d'Italia il partito che lo rappresenterà. E poi un successo personale, 25.000 voti, oltre 25.000 voti nelle Marche e altrettanti nel centro Italia, nel mio collegio, e non purtroppo in seguito a disorganizzazione del Comune di Roma, non sono stati proclamati gli eletti, ancora non abbiamo i risultati ufficiali, però sono terzo in questo momento tra le preferenze, avremo 5 seggi, quindi insomma è prevedibile che sia eletto eurodeputato. Lasciamo le europee e torniamo alle elezioni amministrative andando a vedere quanto accaduto nel resto della provincia pesarese chiamata al voto. Cominciamo naturalmente da Fano, dove vince Luca Serfilippi riportando dopo 10 anni il centrodestra al governo della terza città delle Marche. Dopo 10 anni Fano torna al centrodestra. A condurcela è il 37enne leghista Luca Serfilippi, consigliere regionale uscente e nuovo sindaco della terza città delle Marche. Serfilippi che è stato capace di imprimere una discontinuità all'ultima amministrazione e di farlo evitando pure il ballottaggio grazie ad una vittoria frutto del 50,55% di preferenze e di 15.836 voti. Emozione grandissima, oggi scriviamo veramente una pagina storica per la città di Fano e devo dire grazie a tutti i fanesi che ci hanno votato, hanno scelto un cambiamento forte al primo turno, quindi senza ballottaggio. Io ringrazio comunque i miei competitor che hanno fatto sicuramente la loro campagna elettorale, ma i fanesi avevano voglia di cambiare e la coalizione di centrodestra allargata alla lista civica Fano Cambia Passo penso che abbia dimostrato in questi mesi di parlare con tutti i cittadini, tutti i quartieri. Abbiamo presentato un programma, siamo stati i primi ad averlo presentato in maniera chiara, sincera e leale. E oggi c'è sicuramente la gioia di questo momento, fatto anche di comunque tanti sacrifici di questi mesi, però c'è anche una grande responsabilità, questo è quello che mi sento in questo momento, perché sappiamo benissimo che da domani ci sarà tanto da fare per questa città. Il vice sindaco uscente Cristian Fanesi si ferma al 30%, i progressisti di Marchegiani ottengono il 19,4%. Noi siamo orgogliosi di averla governata bene, e ci dispiace un po' perché la sinistra divisa porta sempre male. In questo caso c'era un fronte progressista che in maniera anche negli ultimi giorni ha fatto una campagna elettorale anche molto dura nei miei confronti, quasi l'avesse fatta apposta per agevolare il centrodestra e ha vinto il primo turno. E non è invece bastato il primo turno per eleggere il nuovo sindaco di Urbino che si mostra come una città politicamente divisa. Il 23-24 giugno si andrà infatti al ballottaggio fra il sindaco uscente Maurizio Gambini, che ha ottenuto la maggioranza dei voti al primo turno col 47,96% di preferenze, e Federico Scaramucci, che invece insegue con il 44,73%. Fra 2 settimane l'ago della bilancia sarà determinato da come si distribuiranno i 617 voti andati nel primo turno a Francesca Crespini e alla sua lista civica futura.
E nella terza città più popolosa della provincia di Pesaro, ovvero Vallefoglia, continua a rimanere sindaco Palmiro Ucchielli. A Gabicemare invece vittoria molto particolare per Marila Girolomoni, che ottiene la fascia tricolore per appena 13 voti. A Pergola invece torna a governare il centro-destra. Questi sono solo alcuni degli elementi emersi dalla tornata elettorale che ha chiamato al voto per le amministrative 38 comuni della provincia di Pesaro Urbino. Sono 38 i comuni della provincia di Pesaro Urbino che si sono presentati al voto per le elezioni amministrative e inoltre la metà dei casi si è scelta la continuità col sindaco uscente. E così innanzitutto per Vallefoglia, terza città più popolosa della provincia, che conferma Palmiro Ucchielli sindaco al suo terzo mandato. Per Ucchielli un netto 58,9% di preferenze davanti al 28% di Torcoletti, al 7,4% di Carla Nicolini e al 4,95% di Scozzafava. Percentuali bulgare invece per la riconferma di Ciccolini ed Urbania, ancora sindaco col 74% di preferenze. Si sceglie la continuità anche a Cagli, dove viene confermato Alberto Alessandri, a Cantiano, dove resta sindaco Alessandro Piccini, a Carpegna con Mirko Ruggeri, a San Lorenzo in Campo con Davide Dellonti, a Sasso Corvara Auditore con Daniele Grossi, ad Apecchio con Vittorio Alberto Nicolucci, a Pietrarubbia con Maria Assunta Paolini. I ribaltoni invece arrivano da Pergola, dove Diego Sabatucci spodesta Simona Guidarelli con un netto 67% e a Monte Labate, dove vince Roberto Rossi col 45% e con la sindaca uscente Cinzia Ferri che arriva terza anche dietro al candidato Maurizio Golini. A Mercatello sul Metauro Alfiero Marchetti ha la meglio sulla conferma di Fernanda Sacchi, a Pian di Meleto Nicolo Pierini la spunta su Veronica Magnani. Si cambia anche a San Costanzo con la vittoria di Domenico Carbone. Mentre a Gabicemare, incredibile successo per Marila Girolomoni, che batte Michele Bencivenga per appena 13 voti. Ad Acqualagna, Pierluigi Grassi con il 59,5% batte nettamente Laura Biagiotti. A Petriano si impone Giovanni Angelini, a Macerata Feltre a Massimiliano Gorgolini, a Monteporzio Marco Moscatelli. Nessun problema per i comuni che correvano in solitaria, tutti raggiungono il quorum d'affluenza scongiurando il commissariamento. Continua dunque l'avventura amministrativa di Petrucci a Monbaroccio, Enrico Rossi a Cartoceto, Urbini a Piobbico, Donatella a Paganelli a Montecalvo in Foglia, Marchetti a Sant'Ippolito, Tagnani a Frontone, Dini a Lunano, Romina Pierantoni a Borgopace, Caverni a Serra Sant'Abbondio, Giorgini a Monte Cerignone e gli Arossi a Monte Grimano Terme. Quorum raggiunto anche per le novità di Patrizio Federici a Tavuglia, Marotesi a Montefelcino, Talozzi a Peglio, Massi a Frotterosa e Federica Battazzi a Belforte Alisauro. E a proposito degli esiti elettorali che vi abbiamo appena raccontato, andiamo anche ad ascoltare il commento rilasciato a caldo della rielezione di Palmiro Ucchielli, ancora sindaco di Vallefoglia, commento che vi riportiamo da quella che è stata la maratona elettorale di ieri. È stata una vittoria schiacciante, quasi 60%, ha pagato 10 anni di buon governo e ha pagato anche, diciamo, il rapporto con i cittadini, con i quartieri, con le fabbriche. Veramente una bella soddisfazione che ci dà forza per ricominciare a fare le cose fatte bene per il futuro di Vallefoglia per i prossimi 5 anni. Allora, qual è la prima cosa che farà? Ma la prima cosa è completare l'asilo nido, altri 60 posti oltre i 120 esistenti, realizzare immediatamente l'appalto per il Palo Dionigi a 10 metri, 1500 posti e poi, diciamo, partiamo subito con la sicurezza stradale, i temi del lavoro e del potenziamento della Casa della Salute. Altre interviste a caldo della maratona elettorale di ieri, vi proponiamo l'intervento di Roberto Rossi, nuovo sindaco di Monte Labate. La nostra proposta è stata molto, molto chiara, molto sincera e molto semplice. Poche promesse, ma forse la più grande è quella di tornare, insomma, a occuparci delle cose che contano, dei fondamentali, dico sempre io, cioè le cose che più incidono sul quotidiano delle persone, e quindi ripartire da queste cose qua, insomma. Quindi un grande sforzo per rimettere in assetto un po' la gestione ordinaria del territorio, intanto. E poi chiaramente anche le emergenze ci sono gli investimenti per il futuro, c'è tutto, insomma, però anzitutto bisogna che ci concentriamo sulle cose del quotidiano, quindi strade, illuminazione, verde pubblico, queste piccole cose che però
migliorano la qualità della vita della gente. E si cambia anche a Pergola con l'amministrazione uscente di Simona Guidarelli, battuta dal neo sindaco Diego Sabatucci. Un risultato straordinario, oltre il 67% dei voti e il proseguimento di un percorso che è nato nel 2009 sotto l'amministrazione Baldelli, di cui io prima ero consigliere comunale, poi assessore al bilancio, e che oggi vuol far ripartire Pergola con me candidato sindaco, anzi sindaco della città da oggi. Pergola ha bisogno di ripartire, questo era il nome della nostra lista, ripartire dalle piccole cose, dall'attenzione per la città, dalla manutenzione, dal decoro e dalle grandi cose, la riqualificazione della città, le grandi opere, i grandi eventi che hanno dato tanta economia alla città, hanno creato un volano all'economia della nostra città. Queste sono le tre cose principali di cui ci occuperemo e su cui vorremmo far ripartire Pergola. E concludiamo questa nostra edizione del telegiornale, quasi interamente dedicata ai risultati elettorali emersi ieri. Lo facciamo con alcune notizie di cronaca, in particolare torniamo a parlare di truffe, questa volta ai danni di una cinquantenne disabile residente nel centro storico di Pesaro, donna che è stata contattata da falsi operatori della sua vera banca che le hanno chiesto di trasferire denaro dal conto corrente bancario ad una carta prepagata dello stesso ente a seguito di presunte segnalazioni di frode a suo carico. Spaventata dall'avviso, la donna ha consentito e ha trasferito quasi 2.000 euro sulla carta prepagata tramite bonifico. Solo dopo aver effettuato il trasferimento ha chiamato la banca per conferma, dove un operatore le ha comunicato l'avvenuto prelievo di denaro e le ha confermato che si trattava di una truffa, dichiarando che la banca non aveva richiesto alcuna operazione. Rimanendo in tema di truffe, proprio questa mattina gli uomini della squadra mobile di Pesaro hanno intercettato in città due 23enni pregiudicati provenienti da Napoli. La donna in questione era già stata arrestata per truffa ai danni di anziani e dunque la questura ha imposto ad entrambi il foglio di via dal comune di Pesaro della durata di un anno. E si conclude qui questa nostra edizione particolare di Rossini News dedicata quasi interamente ai risultati elettorali emersi ieri. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo martedì alle 21.20 è dedicata alla rassegna La Donna Rurale, la rassegna principe di quella che è stata la settimana da Capitale della Cultura di Isola del Piano appena conclusa. Vedremo a tal proposito la presenza dell'attivista ambientalista di fama planetaria Vandana Shiva che ha fatto tappa a Isola del Piano. E poi, come di consueto, vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini, come sempre in diretta alle 7.20. Domani, mercoledì 12 giugno, a tenervi compagnia sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi. E si conclude invece qui questa edizione del telegiornale Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.